Ciao a tutti ragazzi, qui è FortuneGamer che parla, benvenuti in un video su Fortnite. Oggi ragazzi davvero una partita niente male, abbiamo aumentato la sensibilità a 9, mi trovo molto bene. Intanto ragazzi iscrivetevi al canale se non siete già iscritti, attivate la campanellina così avrete le notifiche su quando usciranno i miei nuovi video. E poi se volete seguitemi su Instagram, link in descrizione, basta cercare su Instagram FortuneGamer, mi trovate sicuramente. Intanto vi lascio la partita. Ok ragazzi, ci siamo sul palazzo di Pinnacoli. Questo video principalmente lo faccio per farvi vedere la nuova sensibilità, o meglio per vedere come me la cavo con la nuova sensibilità che ho messo, 9 e 9 entrambi sull'asse X e Y controller ovviamente. E vediamo un po' come ce la caviamo. Ci sta? Sì, ok. Vediamo. Che arma ha? Fucile di precisione, cioè scusate, c'aveva... Ahia, poteva farmi male. Vabbè, andiamocene dai, che già stiamo perdendo troppo tempo per quanto mi riguarda. Tanto già gente... mio Dio, bottiglia! Cosa ti piglia? No, dico seriamente. Danno inutile proprio. Qua guarda raga, potevo stare mo con 200 di vita. Potevo stare con 200 di vita totale. Ah, peccato. Pinnacoli non si è buttato quasi nessuno. Un vero peccato però, dai. Dai raga, no. Pozze piccole. Ma ah, io comunque sto tenendo una cazzo di short, permettetemelo. Ma ah, io comunque sto tenendo una short, mamma mia. Permettetemelo. Porca miseria. Un po' di casini, un po' di gente, un po' di colpi miss, però ce la siamo cavata. Lanciarazzi non male. Ora in realtà preferirei solo delle piattaforme, perché con delle piattaforme ci divertiremmo un sacco, raga. Lanciarazzi e piattaforme sono una combo davvero che fanno i buchi, insomma. Dovevo bloccarmelo perché se se ne andava questo non lo rivedevo più. Solo che ora ha un vantaggio tattico brutto, molto brutto per me, buono per lui, e ho anche un cecchino a nord. Preso. Salta sotto. Sì, sì, sì. Mo vengo. Convinto. No, no. Non ti permette ora di rubarmi la kill. Ma ha rubato la kill. Ma ha rubato la kill.
Dico, ma è serio? No, raga. No, no, te non hai capito. Mi rubi la kill. Aspetta un attimo. Wow. GG. Turo qua, turo qua. Mi ha rubato la kill. Aspetta 2 secondi che ricarico. Quella kill, raga, mi è rimasta in gola perché io quello ci avevo levato. Ci avevo levato un sacco. Il colpo di lanciarazzi l'aveva preso. Cioè, poi te mi rubi la kill. Secondo. Stava pure uno scarra. Avevo visto pure uno scarra. Però vabbè, se l'è fottuto sicuro. Mi sta levando il trampolino, serio. Mi ha levato il trampolino. Beh, ora non ce ne possiamo andare. Cioè, nessuno dei due se ne può andare, lo sai, no? Complimenti. No, no, GG, bravo, bravo, no, no, complimenti. Ora come ce ne andiamo? Ah. Questa è la faccia che, di uno che sa di essere morto. Mi si è chiuso il teletrasporto davanti agli occhi, raga. Mi si è chiuso un teletrasporto davanti agli occhi. Mentre un nemico l'ha preso. Vabbè, in safe arrivo. Non è quello il problema. Il problema è come ci arrivo. Con quanta vita. Sta un terzo? Se sta un terzo sta dietro l'albero. Se sta un terzo sta dietro cosa? Lasciatemi un Cristo di momento in pace. Devo uscire. Lo sapevo. Oh, oh, ce l'hai dietro, oh. Sparate tutti me. Cioè, raga, la gente si guardano. Si guardano tra di loro. Cioè, questo mo ce l'aveva dietro il nemico. Perché spari me? Ho capito queste alleanze molto sneaky sneaky, però. Grazie. Bah. Ok. Va bene, non possiamo farci la 20 bombs per una kill, ragazzi. La 20 bombs per una kill non possiamo farcela. Avessi ammazzato quello di prima, ora c'era ancora la lontana possibilità di farcela. Posso, ma che 20 bombs? Che qua si stanno massacrando l'uno con l'altro. Che 20 bombs? Vabbè, sì, grazie. Dov'era? Ho utilizzato le mie strutture, wow. Aspettate. Ho sbagliato. Mi ho calcolato male, vabbè. Ma che stai facendo? Dai! Dai! Per piacere. Dai, almeno fammi fare 17 kill. Vabbè raga, come prima partita registrata in cui ho cambiato sensibilità non è male. Tanto a costruire più velocemente, ragazzi, fortunatamente riesco a farlo. Perché era una delle cose che principalmente mi interessava, la costruzione più veloce. Quindi, ok. Ora però dobbiamo vincere, perché ragazzi, non bisogna mai cantare vittoria troppo in fretta, eh. Quindi, stiamo attenti.
E andiamoci a fare sto ultimo tizio. Occhi aperti, perché in mezzo agli alberi una cecchinata vagante e siamo morti, specialmente con 100, 100, 137 di vita. Non è pericoloso, raga, mi stavo semplicemente preoccupando. Perché mi sono visto il danno da lanciagranate. Ho detto sono morto. Però, raga, non è un problema. Ve l'ho detto che non era un problema. Solo che è stato bravo con il lanciagranate. Io sono stato davvero uno schifo a costruire. Ultima kill. Mi sarei meritato la morte, ma ce la siamo giostrata bene dopo, quando sono riuscito a salire sulla montagna, perché era la mia priorità. Quindi ragazzi, il video di oggi si conclude qui, mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate un like, inoltre iscrivetevi al canale, altrimenti vi perderete i prossimi video di questo tipo, e poi se volete un profilo Instagram, seguitemi, pubblico cazzate di YouTube, Fortnite, quindi link in descrizione, o basta cercare su Instagram, FortuneGamer, mi trovate sicuramente, o raga, noi ci becchiamo alla prossima, ciao!